Ciao ragazzi, oggi vedremo cosa succede quando parlate troppo di una scarpa ad un collega, ad un amico che non ne sa nulla di scarpe, che non è minimamente interessato alle scarpe, ma che rifiuta l'affare, ha il dito più veloce di voi e vi fotte. Stiamo parlando delle Adidas Easy Boost 350 V2 nella colorazione Cream White. Uscito il 29 aprile, io ho provato a prendere in ogni modo con l'applicazione Adidas Confirmed tramite diversi siti e tutto, e il mio collega, che non sapeva minimamente cosa fossero, ne ho parlato, si è interessato, ha capito che poteva rivenderle, fare il reseller a un prezzo più alto, e ha avuto un dito più grosso del mio e se ne è aggiudicato. Pensate che le chiamava Nike, c'è Marco che sta facendo così dietro la telecamera. Pensate che mi chiamava le Nike Buzzi, non sapeva neanche il nome, cioè pensava fosse della Nike, pensava il nome fosse dei Buzzi, per cui andate comunque a commentare sul suo canale, andate a vedere sul canale, al canale YouTube di Videogame, tutorial per Videogame, vi lasciamo qua il link, andate a commentarlo, ditegli grazie per finire la maniera così, vogliamo vedere 800 maniere così sotto il suo canale. E niente, andiamo nella recensione delle, è stato gentile comunque a lasciarmele per farvi vedere il video, per farvi l'unboxing prima che vi rivenda. Sbam! Ecco a voi le Easy. Allora, abbiamo, come per l'altro video delle Easy che abbiamo già recensito, che erano le Bread, abbiamo un top in prime knit, tutto il top in prime knit, abbiamo la cucitura tipica delle Easy qui sul fronte, che tra l'altro questa cucitura, se messa esposta alla luce, al sole riflette, quindi si illumina leggermente. Abbiamo ancora tutto prime knit, tutto bianco, tutto attorno, pull strap posteriore interamente bianco, tutto bianco anche l'interno, total white, abbiamo lacci tondi bianchi, tutto il nostro busto attorno, tutto raccolto dal cage, sotto abbiamo questa cosa che io non capisco dell'Adidas, e qui devo fare una piccola critica, però è personale, nel senso non apprezzo questa cosa, però magari a altri piacerà molto, il fatto che la parte posteriore sia leggermente ingiallita, così come tutta la suola. Non capisco perché lo abbia fatto l'Adidas, anche sulle zebra era così, anche la colorazione zebra era così. A me personalmente non piace questa cosa, sembra quasi che la scarpa sia stata conservata male, utilizzata male, come se fosse entrata dell'acqua, quindi si sia, non so, più ossigenata male, però è volutamente così. Però questa colorazione, questa parte qua del tallone che è leggermente più gialla, così come tutta la suola, come potete vedere è un po' più gialla della parte laterale che è più bianca. E niente, questa è una piccola considerazione, è un piccolo appunto che posso fare all'Adidas, però ripeto, opinione personale, a molti magari può piacere. E si vede un pochino di giallino. Ecco, anche qui abbiamo all'interno questa parte qua, le tre strisce sono, adesso non si vede, ma sono riflettenti, così anche come tutta la cucitura dietro, che abbiamo detto sì, qua davanti si illumina un po' più la luce del sole. Interno totalmente bianco, una scarpa che sicuramente si sporca molto facilmente, ottima per l'estate, ottima per la primavera, a differenza delle altre non c'era scritta Splay 350 laterale, e non è, io pensavo che comunque apparisse leggermente nella cucitura, in realtà non appare proprio per niente nella cucitura, è totalmente bianco. Vi consigliamo, se le avete prese, se riuscite a prenderle o se comprerete da un reseller, spruzzatele con il crepe protect, qualsiasi spray protettivo, perché ve le ripara dalla pioggia, vi ripara molto dallo sporco, e una scarpa così bianca sicuramente si sporcherà facilmente.
Ricordiamo che come fit vi ricordiamo di andare o il vostro numero o mezzo numero in più, perché è un po' stretto qua in punta, la stringe qua in punta. L'avevamo già detto per l'altra V2, lo stesso vale per questo, stesso modello. Per tutte le Easy 350 V2 andate il vostro numero o mezzo numero in più, perché vi stringe qua. Altra cosa, sapete, il prezzo di retail 2,20, sono andate tutte esaurite, le potete trovare su da reseller, vi consigliamo due applicazioni che sono affidabili, sono StockX e GOAT, ci sono altri video che abbiamo fatto, che vi lasciamo il link qua sopra, sia di StockX che di GOAT, se siete interessati all'applicazione, per andare a vedere come funziona. Ringraziamo tutti, veramente grazie, perché ci state seguendo in tanti, ci state scrivendo in tanti, chiedete opinioni, chiedete informazioni e cerchiamo di rispondervi il meglio che possiamo. E mi raccomando, spargete la voce, parlate con i vostri amici, fate che ci seguano e cerchiamo di essere sempre di più, in modo che riusciamo a costruire una community, dai, sulle sneakers e portare un po' la sneaker culture in Italia. E vi lasciamo come sempre sotto link Instagram, link Facebook, iscrivetevi, commentate, commentate in tanti, mettete mi piace, condividete per favore e ci vediamo settimana prossima. Ciao ragazzi! Smoke cleaner than yours, smoke cleaner than yours.